Abbiamo visto la volta scorsa che possiamo riassumere, o meglio interpretare, i radicali di qualunque indice come una potenza a esponente frazionario, ok? Con n intero. Questo si può generalizzare al fatto anche se sotto radice, cioè radicando, è una potenza. Se ho radice ennesima di a alla m, allora questo posso pensarlo come a alla m alla 1 su n, cioè in generale n è il denominatore ed m è il numeratore della frazione che è la potenza di a. Questo tra l'altro posso anche scriverlo come n fratto m, posso anche pensarlo come 1 su n per m. Quindi m è la potenza di a alla 1 su n, cioè è la potenza mesima di radice ennesima di a. Quindi che l'esponente sia dentro il radicando o che sia fuori dalla radice non cambia niente. Questa è una proprietà importante. Radice ennesima di a alla m è come la n-esima potenza della radice ennesima di a. Ok? Questo mi dà anche la possibilità di interpretare un'altra proprietà importante dei radicali, la proprietà invariantiva, che è una proprietà delle frazioni. Se la radice di indice n di a alla m posso pensarla come a alla m fratto n, ed m su n è una frazione, cioè l'esponente è una frazione, allora risulta abbastanza evidente che posso giocare tutte le proprietà delle frazioni. Una proprietà importante che avete visto alle medie, l'abbiamo vista anche il primo anno, è il fatto che il valore di una frazione non cambia se moltiplico o divido numeratore e denominatore per uno stesso numero. E questo rimane uguale ad a alla m per p fratto n per p, qualunque sia p, diciamolo per adesso naturale, in realtà qualunque sia p. Che significa questo? Significa che posso andare avanti? Aspetta. Anzi, fatemi completare, questo posso scriverlo come radice di np a alla np. Se ho radice cubica di a alla sesta, questo posso pensarlo come a elevato alla, al posto di n ho 3, quindi 3 va al denominatore, al posto di m o 6 va al numeratore, 6 diviso 3 fa 2, questo è a alla seconda. Per gli amici si può tagliare corto. Come semplifico questo? Posso semplificare direttamente e la radice sparisce, perché se la radice di indice 1 non c'è. Morale della favola, posso
semplificare l'esponente del radicando con l'indice di radice e viceversa, tutte le volte che mi serve. Altro esempio. Radice, che ne so, quarta di A alla dodicesima. Quattro e 12 posso dividere entrambi per 4, va alla terza e la radice non c'è, non c'è più. Viceversa, se invece ho radice dodicesima di A alla terza, posso sempre fare la semplificazione, solo che questa volta qui c'è 1, qui viene 4, quindi mi ritrovo con la radice quarta di A. E la radice rimane, perché è più grande l'indice di radice dell'esponente. Ma però, se noi invece prendiamo in considerazione A, prendiamo in considerazione un numero. È uguale. Cioè, A sta alle volte di un numero. Te lo mostro subito. Solo se sono esponenti. Solo se sono esponenti. Il 3 non è semplificabile con l'8. È vero. Ok. Ma se io scrivo 8 come 2 alla terza, i 2 e 3 sono semplificabili e rimane 2. E si può. Come si può fare? E infatti invece se avessi radice quarta di 9, ok? Allora questo posso scriverlo come radice quarta di 3 alla seconda, il 2 e il 4 si possono semplificare e mi rimane radice quadrata di 3. Quando qui non c'è niente vuol dire che c'è 2. Se no non ci sarebbe la radice se ci fosse 1. Ok? Attenzione, e penso di riuscire a rispondere adesso alla domanda di prima. Come semplifico radice quarta di 16? Non posso semplificare il 4 con il 16, ma semplifico solo gli esponenti. Cioè devo scrivere il 16 come una potenza, se posso. In questo caso si può. 16, 4 per 4, 4 alla 2 alla seconda, quindi 2 alla quarta. I 2 e 4 vanno via e rimane il 2 senza la radice. Ok, posso, e ne avremo bisogno tra non molto, fare anche il lavoro inverso. Può essere che abbia una radice per esempio cubica di un numero qualsiasi, ad esempio di 3, e a me serva la radice non cubica ma la radice sesta. Quindi questa volta anziché dividere moltiplico l'indice di radice. Per che cosa? Se questo lo moltiplico per passare da 3 a 6, per 2 lo stesso devo fare con l'esponente. Quindi chiuderò 3 non alla 1 ma alla seconda. Ah, aspetta, ancora una cosa. Quando io devo tipo
faccio un esempio di prima che abbiamo fatto, la dice quarta di 16. Per semplificarci, per scrivere il 16 sotto forma di... Certo, devi scomporre i fattori e vedere se è una potenza. Sempre con il numero più basso, 4 alla seconda non va bene. 4 secondi non è efficace. Non è completo. Non semplifichi il 4. Sì, ok. Ma che cosa sarà? Moltiplica per... Dai, per passare da 3 a 6 fai... Per 2. E lo devi fare anche sotto. Non è altro sotto, che sotto non si abbiamo scritto qua. Se n lo moltiplichi per pi, anche n va moltiplicato per lo stesso pi. Ah, ok, ok. Proprietà invariantiva delle frazioni, moltiplicato se per lo stesso numero. Moltiplicato per 2 l'indice. Anche l'esponente va moltiplicato per 2, l'esponente non il radicando. Ah, ok, perché l'esponente è 1 ok. Ok? Altre domande? Se mi dimentico qualcosa. Come avevo detto l'altra volta, essendo il radicale interpretabile come potenza, acquista tutte le proprietà delle potenze. Abbiamo già visto a suo tempo che se ho la potenza di un prodotto, il quadrato di A per B, questo posso sempre scriverlo come la potenza dei fattori, cioè fare prima la potenza e dopo il prodotto. Lo stesso vale per le radici. Quindi la radice, non importa di quale indice, di A per B, vale la radice dello stesso tipo di A per la radice B. L'unica avvertenza è che se n è pari, ok, qui sotto devo mettere il valore assoluto di A e di B, perché se A e B fossero entrambi negativi, A per B è pari, è positivo, mentre A è negativo e B è negativo, questa eguaglianza non funziona più, perché se n è pari la radice di un numero negativo non esiste. Per questa ragione la radice ennesima di A per B è uguale alla radice di ennesima di A per la radice ennesima di B se n è dispari. Se n è pari aggiungo il valore assoluto. Quindi la radice del prodotto è il prodotto delle radici. Puoi spiegare un po' questa cosa del fatto che n è pari? Si può fare, cioè, un esempio magari. Grazie. Prego. Esatto. Radice quadrata di 12. 12 è 3 per 4, giusto? Quindi questo posso scriverlo come radice quadrata di 3 per 4 e quindi mi viene radice di 3 per radice di 4. Ok, però la radice di 12 posso anche pensarla come meno 3 per meno 4. Ma questo non è più vero che è la radice di meno 3 per la radice di meno 4, perché non esiste né questo numero né questo numero. Per evitare questo mi salvo mettendo qui un valore assoluto. Se invece ho l'indice dispari, la radice cubica, questo problema non c'è. L'importante è
la proprietà che la radice del prodotto è il prodotto delle radici. Analogamente vale la radice ennesima del rapporto, è il rapporto delle radici, a patto certo che b non sia 0, cioè che la frazione esista. Se ho la radice cubica di 2 noni, questo posso sempre pensare come radice cubica di 2 fratto radice cubica di 9. Ok? E l'ultima proprietà l'abbiamo già vista, ma ripeto, la radice di una potenza è la potenza della radice. Che faccio la potenza del radicando o dell'intera radice è uguale. La radice di una potenza è uguale alla potenza della radice. Quindi che tu elevi la potenza radicando e poi fai la radice, oppure che prima fai la radice e poi elevi la potenza e il risultato, ottieni lo stesso numero. Sempre che la radice esista, ovviamente. Ok. Come applichiamo queste proprietà? Che non, ripeto, non sono nuove, sono proprietà di potenza riviste, scritte in un altro modo. Torniamo a una cosa che ho visto prima. Quindi andiamo a avere la radice quarta di 4. Radice quadrata, scusatemi, di 4. Queste posso pensarlo come radice quadrata di 2 alla seconda. Cioè 2 alla 2 mezzi. Ma 2 mezzi è una frazione apparente, perché 2 diviso 2 fa 1. Scusate, no, qua non va qui, ma quindi 2. Cosa ho fatto in realtà? Ho semplificato il numeratore e denominatore nella frazione esponente di 2. Potevo più semplicemente semplificare questo 2 e il 2 che c'è qui. Ok? Questo per accorciare la scrittura. Ma questo in realtà è una cosa che si fa, si faceva, si facevate con le frazioni. Questa frazione è semplificabile, è riducibile, è una frazione apparente. In realtà è un intero. D'accordo? Quando ho un radicale dove l'esponente del radicando e l'indice di radice non sono primi tra loro, cioè un massimo comune divisore diverso da 1, cioè hanno fattori comuni, togliere o semplificare questi fattori comuni si chiama semplificare il radicale. Cioè
radice, che ne so, cubica di 27 è un radicale apparente, cioè è semplificabile. Perché? Perché il radicando è un cubo, è il cubo di 3. Questo 3 e questo 3 sono semplificabili. Quindi ho 3 alla 1, la 3 terzi, cioè 1. Quindi quando un radicale, dove il radicale? Radicale. Sì. Il radicando, cioè ciò che c'è sotto la radice, ha un esponente che ha fattori comuni all'indice di radice, questi sono semplificabili. Viceversa, se invece l'esponente del radicando, in questo caso 5 alla 1, e l'indice di radice non hanno fattori comuni, a parte l'1, il radicale non è semplificabile, cioè si dice che è irriducibile. Non posso scrivere in modo più semplice. Semplificare un radicale significa fare in modo che diventi, o scriverlo come, irriducibile. D'accordo? Questo qualche volta può essere, cioè posso semplificare il radicale qualche volta completamente, altre volte solo in parte. Cioè, se ho radice quadrata di 8, e 8 lo scriviamo come 2 alla terza, qui ho 3, qui ho 2, questi due numeri sono primi tra loro. Il 2 e il 3, a parte l'1, non hanno fattori comuni. Allora cosa faccio? Non semplifico niente. Tre va al numeratore, se lo voglio scrivere come potenza frazionaria, al denominatore cosa metto? 2. Ma 3/5 è una frazione di che tipo? Prima questo una apparente, 2/5 o 3/3. 3/5 è una frazione impropria. Quando è più grande di 1 si dice che è impropria. Ma allora posso fare qualcosa? Certo che posso fare, posso girare pagina. Posso applicare, oltre a quello che abbiamo visto, anche la proprietà del fatto che la radice del prodotto è il prodotto delle radici. Attenzione. Radice di 8 lo scrivo come radice di 4 per 2. Se volete, ancora meglio, radice di 2 alla seconda per 2. 2 alla terza, posso scriverlo come 2 alla seconda per 2. Ma adesso ho la radice di un prodotto, che è uguale al prodotto delle radici. Ha più la proprietà che la radice del prodotto è il prodotto delle radici, la radice del primo fattore per la radice del secondo. Ve la ricordate che l'abbiamo appena vista? Sì. Ma la radice quadrata di 2 vale 2. Ecco che adesso qui ho un radicando che è 2 alla 1/5, la frazione diventa propria. Quindi sotto radice stavolta ho un numero che non è una potenza con l'esponente multiplo dell'indice di radice. Inoltre non può essere ulteriormente semplificato. Cioè il numeretto che c'è qua, in questo caso 2, è più grande dell'esponente di radice. Questa operazione, scrivere radice di 8 come 2 radice di 2, è semplificare il radicale e portare
i quadrati fuori del segno di radice. 8 contiene un quadrato, contiene il 2 come fattore. Il quadrato, essendo un numero che ha una potenza, un esponente multiplo se non uguale all'indice di radice, posso portarlo fuori dalla radice, togliendogli l'esponente. Altro esempio, radice cubica di 16. Anche questo radicale è semplificabile, e dopo ci fermiamo qua per oggi. Perché 16 è 2 alla quarta. Quando vedo che sotto radice ho una potenza con un esponente più grande dell'indice di radice, questo significa, guarda, che puoi portare fuori qualcosa. Questo 4 lo scrivo come 3 più 1, quindi mi viene 3. Proprietà delle potenze, si sommano gli esponenti quando moltiplico le potenze. Alla 1 non lo scrivo, scrivo solo 2, d'accordo? Quindi ho la radice cubica di 2 alla terza per radice cubica di 2. Ma la radice cubica di 2 alla terza fa 2, 3 e 3 posso semplificare. Ecco che ho semplificato il mio radicale. Sulla parte sotto radice ha una potenza inferiore alla radice di radice. E il cubo che era dentro a 16 l'ho portato fuori. Questo si riassume dicendo: porto fuori dalla radice tutte le potenze multiple dell'indice di radice contenute dentro come fattore nel radicando. Ok? Boh, per oggi basta così.